Due colori e una città, abbiamo insieme da difendere. Senti quanto udula quel lupo lì da sempre. Lotta e sacrificio è sempre tanta dedizione. Il nostro ideale è quello del pallone. Due colori rosso-blu, questa è la mia vita. Il grido non si ferma mai neanche post-partita. Nulla da discutere, tutto da amare. E la curva sempre insieme a noi dovrà cantare. Nubisi nasce FM, ma in onda ogni giovedì con Ciccio Lembo e Valentì, per non scordarci di Marta. Lubisi nasce FM, ma in onda ogni giovedì con tante migliaia di ospiti. Noi parleremo del Cosenza. Noi parleremo del Cosenza. La 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 la. Lubisi nasce FM, ma in onda ogni giovedì con Ciccio Lembo e Valentì, per non scordarci di Marta. Noi parleremo del Cosenza. Due colori e una città. Buonasera a tutti da Francesco Lembo, le 20 e 39 minuti in questo momento. Benvenuti alla prima puntata della terza stagione di Lupi si nasce FM. È cambiato un po' tutto quanto, diciamo, più o meno sì. Parto per presentarvi la nostra Valentina Mitidieri, che appunto si aggiunge alla nostra grandissima famigliola. Ciao Valentina e benvenuta. Buonasera a tutti, se mi permetti dico due cose al volo velocissime. Certo, prego. Io sono felicissima di essere qui, anche se virtualmente al momento, però spero che presto saremo in studio. Sono molto emozionata nel cominciare questa nuova esperienza e vi ringrazio per questa opportunità. Faccio un in bocca al lupo al Cosenza per questa nuova stagione, a noi ovviamente per questa nuova avventura insieme. E grazie per esserci. E poi vi presento una ragazza, insomma, che già conoscete, che c'è dello scorso anno, la nostra mora, ovvero Marta Mazzarelli. Buonasera Marta! Buonasera a tutti e benvenuta Valentina. Sono contenta che siamo ritornati più forti di prima, si può dire? Eh sì, dai, E certo, saremo ancora più forti quando torneremo però in studio, ovviamente. Adesso questa qua è una modalità provvisoria, poi adesso con calma, con tutti quanti i mezzi, torneremo a trasmettervi dal nostro studio. Però insomma, già oggi andiamo con successione, stiamo iniziando la nostra stagione di Lupi si nasce FM. Vi presento fra l'altro il nostro primo ospite, ovvero Attilio Malena, direttore di Calcio Mercato Report. Buonasera Attilio, come stai? Buonasera a voi, stiamo bene, oggi è una giornata abbastanza calda, quindi ci divertiremo. Ci sta bene, sì, ci sono anche un bel po' di news da commentare. Intanto faccio un saluto a tutti quanti coloro i quali ci vedono su Facebook, in diretta sulla nostra pagina Lupi si nasce. Ebbene ragazzi, siamo pronti a parlare del calciomercato del Cosenza, del prossimo match che si giocherà appunto sabato alle ore 16:15 contro la SPAL, ma prima di ogni altra cosa dobbiamo assolutamente parlare del match di ieri, ovvero di Cosenza-Alessandria, appunto finita 3-1 dopo i calci di rigore. Dovrebbe entrare in questo momento Martina, che è stata appunto allo stadio ieri, ha avuto appunto la fortuna di assistere a questa partita dal vivo. Intanto vediamo se entra. Dovrebbe esserci. Ciao Martina! Ok, ci sono. Buonasera a tutti. Ciao Marta! Per chi non lo sapesse, Martina in questo momento sta anche gestendo il lato regia di questa trasmissione, quindi grazie di cuore Marti per il grandissimo lavoro che stai facendo. Ringraziamo anche Piero, che speriamo di rivedere presto. Ma intanto Martina, andiamo con successione. Ieri hai avuto la fortuna di andare allo stadio, è stata una delle poche a vedere la partita del nostro Cosenza dal vivo. Raccontaci di ieri, perché in radio hanno detto che insomma non si sentiva, anzi non si vedeva non si vedeva appunto che l'Alessandria era una squadra di serie C e il Cosenza una squadra di serie B, mentre vedendo gli highlights sotto il Cosenza ha fatto molto di più rispetto all'Alessandria. Cosa ci dici? Allora, innanzitutto è stata un'emozione bellissima ritornare allo stadio. Ovviamente ricordiamo che sono entrata in tribuna stampa e quindi non come tifosa, perché magari non vorrei creare troppe polemiche. Quindi sono entrata... sotto la facevi il tifo, a noi lo puoi dire. E vabbè, certo, quello è normale. quello sempre.
Sì, purtroppo è vero, ci sono stati dei momenti in cui le parti si sono largamente invertite, infatti non si riconosceva quale fosse il Cosenza e qual era Alessandria, però ti posso dire assolutamente che è stata una partita molto tranquilla e bella anche da vedere, però è stata anche un bellissimo banco di prova per analizzare tattiche, schemi e quant'altro, ma è stata anche un banco di prova per ottimi giocatori che si sono dimostrati veramente molto in forma e in gamba. Ovviamente sto parlando anche soprattutto di giovani quali Sueva, Tiritiello o anche lo stesso Balulì, che ricordiamo è tornato da poco alla corte dei lupi, anche Cone, che io considero il migliore in campo, vi posso assicurare è stato veramente straordinario. Quindi ti posso dire che è stata una bella partita in sostanza. Ovviamente sono stati dei momenti un po' di stallo, ecco, quindi non è stata particolarmente emozionante, seppur si è arrivata ai calci di rigore al Cardiopalma, però posso dire che nonostante, ripeto, ci sono stati dei momenti in cui l'Alessandria abbia giocato meglio, posso dire che il Cosenza ha veramente meritato questo passaggio del turno. Insomma, Martina, tu sei praticamente rientrata allo stadio, hai visto una partita proprio del tutto completa, tempi regolamentari, supplementari e rigori, e quindi hai vissuto al massimo sì, tutte quante le emozioni vivibili ieri. E raccontaci allora in questo momento dei calci di rigore. Allora, in tribuna stampa hanno detto che i calci di rigore a Cosenza addirittura non si vedevano da 6 anni circa, quindi ho avuto anche la fortuna di assistere in diretta a questi calci di rigore. Abbiamo assistito anche a delle paratone del nostro portierone Falcone, che posso assolutamente dire che non solo, vabbè, si può dire che ai rigori si ha fortuna, anche se non è vero, però posso anche dire che Falcone si è molto piazzato bene durante la partita, è stato molto autoritario, è stato molto presente per la difesa ma anche per la squadra tutta, quindi ha fatto anche una bellissima partita anche lui. I rigori, ripeto, sappiamo le emozioni che qualsiasi partita può dare con i rigori, sono stati veramente belli. Poi è stato bello anche l'abbraccio di tutti i lupi a fine partita, perché anche se era un secondo turno, però sono sempre passati, quindi è sempre... comunque una vittoria che purtroppo è mancata in campionato alla fine. Come, scusa? E comunque dico, una vittoria importante, peccato che però è mancata in campionato, perché noi sabato scorso abbiamo pareggiato 0-0 nel debutto contro l'Entella. E adesso il prossimo turno di Coppa Italia si giocherà il 28 ottobre, se non erro, contro la Reggiana a Reggio Emilia, vero? Confermi, Martina? Sì, assolutamente, perché infatti la vittoria, la partita ce la giocavamo tra la Reggiana e il Monopoli, e ti posso dire adesso che se dovessimo passare giocheremmo contro la vincente di Parma Pescara, quindi già possiamo benissimo, cominciare benissimo. A fare un pezzo di calendario, ecco. Esatto. Allora Martina, io ti ringrazio per questo contributo, buon lavoro in regia. Grazie. Ci becchiamo dopo. Ciao Martina, noi intanto andiamo avanti. Poi per salutare dopo. Va benissimo. Intanto parliamo del prossimo match del Cosenza, appunto i lupi ci dovranno vedere sabato alle ore 16:15 al Mazza di Ferrara contro la SPAL. Marta e Valentina, cosa dobbiamo aspettarci dai nostri lupi nel match di sabato contro una squadra neoretrocessa e che però dunque ha fame di tornare subito in alto? Marta, parti tu, cosa ci dici? Ma proprio questa la palla bollente me la lanci così a me, veloce. Riparte la stagione, ripartono anche le mie particolarissime patate bollenti. Molto impressione, Marta, molto tranquillamente. Sappiamo benissimo che ancora va comunque completata la rosa. Abbiamo dei buoni giocatori. Anche un bel portiere che diciamo che si è presentato veramente molto bene, quindi cosa ci aspettiamo? Una vittoria, ma come al solito, come dicevamo lo scorso anno, ti sto aspettando. Vediamo se ancora ti sto aspettando, vai. Quanto perdiamo, Marta? 4-1?
Esatto, ovviamente questo insomma, è il lato nostro scaramantico, ci sta, insomma, ci sta, abbiamo portato bene lo scorso anno dicendolo e speriamo appunto di portare bene anche in questa prima fase di nuovo campionato. Mi sposto da Valentina, Valentina, cosa aspettiamo sabato dai lupi? Allora, sicuramente come hai detto la Spalla è una neoretrogressa, quindi ha voglia di ritornare in Serie A e ovviamente penso che con una squadra come il Cosenza, che magari è una squadra ancora in costruzione, voglia fare assolutamente i 3 punti, quindi per noi sicuramente sarà una partita molto dura. E poi ho fatto qualche ricerca, Francesco, ti dico la verità, sì. Ho visto che insomma la Spalla e il Cosenza hanno giocato l'ultima volta 11 anni fa. In tutto hanno fatto 3 partite. Ti fermo perché di questo ne parleremo appunto fra poco. Mi hai anticipato okay. E neanche sapevi la scaletta. Grandissima Valentina. No, non sapevo la scaletta, stasera. Premetto questo, quindi va bene, ne parleremo dopo. Io comunque qualche ricerca l'ho fatta anche per farmi un'idea. Inoltre ho letto anche che la SPAL ha la rosa nel mercato più col valore più alto e il Cosenza è l'ultima, va bene, comunque a parte questo, quindi penso che sarà una lotta dura, però io sono del parere che poi tutto si decide sempre in campo. Io penso che ci sia sempre poi anche di mezzo il cuore, perché anche nel calcio come in tutte le altre cose poi il cuore è fondamentale e noi lo sappiamo, perché il Cosenza sempre, quando ha messo cuore, è sempre stata una squadra vincente. Sarà un ballottaggio secondo me tra Saracco e Falcone, perché Falcone ha dimostrato con il Cittadella, io purtroppo ho visto solo gli highlights, con il Cittadella scusa, con l'Alessandria, ho visto solo gli highlights, ma è stato veramente molto bravo nei rigori. Saracco ha guadagnato il posto che ha, perché comunque è stato bravo durante l'ultima fase del campionato, quindi vedremo anche la formazione che verrà schierata. Chissà, dunque, riusciranno ad alternarsi sia Saracco che Falcone? Probabilmente all'inizio sì, forse poi si deciderà in base a come andrà, quale sarà il primo portiere. Probabilmente adesso ancora la squadra sarà comunque guidata e impostata sarà, secondo me, però vedremo. Vedremo, dipende anche perché siamo ancora alla prima giornata, la rosa ancora non è completa, appunto. Ancora abbiamo da aspettarci tantissime cose. Vi dico inoltre che al debutto in campionato la SPAL ha affrontato dunque il Monza, 0-0 il finale allo stadio Brianteo. Tante emozioni in questa partita, in particolar modo nel secondo tempo, in cui la SPAL, così come il Monza, ha dimostrato di essere abbastanza avanti nella costruzione della rosa. E questo, insomma, l'ho detto anche Valentina. Allora, chiedo dunque ad Attilio qualche informazione in più rispetto alla squadra di Pasquale Marino. Ma credo ci sia poco da aggiungere al discorso che facevate voi, ovvero la SPAL è una di quelle formazioni da considerare almeno sulla carta, perché poi i veri valori non si possono vedere dopo una giornata, chiaramente. È uno degli avversari più complicati da affrontare, anche perché parliamo di nomi come Brignola, parliamo di nomi come Sergio Floccari, Di Valoti, lo stesso Berisha tra i pali, parliamo di Missiroli a centrocampo. È una squadra che c'entra poco con questa categoria, ma in questa categoria in realtà, come ben dicevate prima, molto spesso i nomi c'entrano poco, servono i nomi, perché poi alla fine è vero che i veri valori arrivano ad un certo punto dove devi dimostrare la tua forza psicologica e mentale, ma c'è anche quella componente di cui parlava prima Valentina, di cui il Cosenza probabilmente non ha nulla da invidiare a nessuno, ovvero il cuore, come ha dimostrato alla grande nella seconda parte di stagione. Poi ripeto, è una sfida sicuramente difficile sulla carta, però affrontandola con la giusta intensità, col giusto approccio, nulla può essere impossibile, compreso dal match contro la SPAL, premesso che il Cosenza sta lavorando più che mai alacremente in queste ore per dare a Roberto Chiuzzi delle pedine importanti e funzionali a stretto giro di posta. Ne arriveranno almeno 2 da completare altre 3-4 operazioni, per cui il mercato del Cosenza si può dire che sia ancora all'inizio. È apertissimo, sì, esatto. E allora, noi prima parlavamo dunque dei precedenti giocati fra SPAL e Cosenza, chiedo dunque alla regia di mandare la grafica, vediamo se ci siamo. Giocato dunque l'ultima volta il 20 dicembre del 2009 in Lega Pro, Cosenza SPAL finì 3-1, e il 24 agosto sempre del 2009, sempre appunto stesso campionato di Lega Pro SPAL, tempo, una partita giocata un bel po' di anni fa, quindi cerchiamo di capire la situazione. Magari non possiamo aspettarci una larga vittoria, ma neanche una brutta sconfitta, ecco, perché insomma, bene o male, la SPAL, per come ha dimostrato nella prima di campionato, ha dimostrato di essere proprio come noi. Marta, sabato scorso tutti quanti ci aspettavamo, ovviamente, come hai detto anche tu prima, un risultato vincente a nostro favore.
dopo un'ottima gara, tuttavia il Cosenza, come abbiamo ben visto, ha pareggiato. Volevo chiederti, secondo te, cosa è mancato ai Lupi per sbloccare la gara e come possono farsi valere contro la SPAL? Cosa devono cambiare secondo te? Che atteggiamento sfruttare in campo? Guarda, la grinta, però, come diceva il nostro allenatore, allora, l'ordine è stato veramente perfetto. Il loro punto di forza comunque loro ce l'hanno, cioè comunque erano ben organizzati, e io dico che sabato ancora di più ci vuole un'organizzazione e un equilibrio, comunque tutta la squadra, intendo, esatto. Cioè non ogni singolo giocatore, attenzione, però diciamo che ci aspettiamo questo. Chi lo sa? Vedremo poi, vivendo sabato appunto questa seconda giornata del campionato di serie BKT. Allora Marta, visto che ci sei, ti chiedo di leggere qualche messaggio che arriva sulla nostra pagina Facebook, appunto in questa diretta, in questa prima puntata di Lupi si nasce FM per la stagione 2021. Naturalmente salutiamo la nostra Marita Ciardullo, che è sempre presente e ci segue ogni volta. Poi abbiamo Mimmo Tassitano, che dice: Iamu, facciamo un gran casino affinché cresce l'entusiasmo. Speriamo, noi, bravo, bravo. Siamo d'accordo. Più che d'accordo, aggiungerei. Poi c'è Piero Labanca, che dice: Forza Lupi, scelta perfetta del portiere, quest'anno ci siamo. Bene, e bene, ci piace bene, anche bene, a noi questo nuovo portiere. Esatto, un ultimo commento e poi andiamo avanti con la nostra puntata, perché abbiamo ancora tantissime tematiche, allora, da affrontare qui in diretta. Andrea, che scrive: sì? Spero un risultato positivo con una squadra ancora spoglia, senza attacco e centrocampo. Ok, grazie Marta. Valentina, cosa cambieresti lì in mezzo al campo rispetto alla scelta di Occhiuzzi nel match di sabato giocato appunto contro l'Entella? Guarda, io la partita contro l'Entella l'ho vista due volte, perché la prima volta l'ho vista in treno, quindi la linea andava e veniva, e poi ho deciso di rivederla, perché sono andata a spulciare tra i vari commenti sui social e alcuni commenti mi avevano incuriosito, quindi poi sono andata un po' a rivederla. Se si avesse tempo sarebbe sempre positivo rivederla, perché la prima volta la vedi con l'emozione ovviamente della gara, la seconda la vedi un po' guardando più il lato tecnico. Sicuramente si capisce benissimo che ancora c'è un centrocampo da costruire, perché purtroppo mancano quegli elementi che sono determinanti. Il centrocampo secondo me è il perno proprio della squadra, e purtroppo ancora è abbastanza difficile poter dire che cosa effettivamente va cambiato, perché ancora, non avendo la rosa completa, non si può effettivamente dire. Però un centrocampo che soffre poi fa soffrire un pochino anche tutta la squadra. Io ho visto bene la difesa, devo essere sincera, la difesa mi è piaciuta molto. Poi da lì in poi centrocampo e attacco ho avuto un pochino di dubbi, ecco, perché comunque c'è un po' di sofferenza, e spero che si possa sbloccare questa situazione proprio con qualche arrivo adatto alla nostra causa, sia in attacco che in centrocampo comunque, perché per quanto riguarda l'attacco, io apprezzo la volontà che ha messo Litteri, perché veramente si è speso tantissimo, però penso che serva un attaccante di un altro livello, onestamente. È vero, soprattutto va puntellato il centrocampo in questa squadra, perché abbiamo davvero i giocatori contati, vero Attilio? Sì, purtroppo le esigenze di Roberto Chiuzzi sono lampanti, quello comunque di procedere all'arrivo di almeno due centrocampisti, dall'arrivo di due attaccanti, forse chissà altri difensori, ma oggi è stata una giornata importante perché il Cosenza ha messo delle basi importanti, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e fascia destra. Rallenta la pista Vignali, era una pista complicata, nonostante una timida apertura del calciatore non rientra nei piani dello Spezia, sia chiaro. Però il Cosenza ha bloccato Bois dalla Roma, classe 2001, una nuova freccia che presto, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà nell'arco di Roberto Chiuzzi. Per la mediana il Cosenza ha fatto dei passi avanti molto concreti per Abubà, mediano
nell'ultima stagione in Francia, che comunque si è reso protagonista di buone prestazioni, un mediano che potrà offrire certamente un'alternativa in più a Roberto Chiuzzi. Ma non solo, Bois e Abubà per il centrocampo, sembra quasi uno scioglilingua, ma in realtà è la realtà a cui il Cosenza sta lavorando. In difesa c'è stata l'apertura in giornata della Juventus per Gozzi, che era stato già utilizzato da Massimiliano Allegri nei tre di difesa e arriverebbe a Cosenza, giusto per intenderci, come braccetto di difesa nella difesa 3, piede sinistro, per cui tra Gozzi, Abubà, lo stesso Bois dalla Roma, per quanto riguarda l'attaccante, lo stiamo ripetendo spesso per chi ci segue, serve arrivare realmente all'ultimo giorno, valutare tutte le occasioni, anche perché il Cosenza ha voglia, è pronto eventualmente a recitare, a regalare a Chiuzzi un attaccante importante, ma servirà ancora attendere. Per il centrocampo non è da escludere un ulteriore arrivo, il reparto non è completo, i nomi sono più o meno sempre gli stessi sul quale il Cosenza sta lavorando. Il nome di Gennaro Acampora, nonostante sia molto complicato perché il calciatore non ha ancora sciolto le riserve se lasciare o meno lo Spezia, anche se lo Spezia gli ha fatto capire tramite il suo entourage di non rientrare più pienamente nel progetto, e anche quello di Petrucci. Per cui il Cosenza, giornata veramente importante per il mercato, con due arrivi che sembrano realmente imminenti, quelli di Abubà per la mediana, ripetiamo, e Bois, classe 2001, assistito da Federico Pastorello dalla Roma. Ci porti davvero delle news davvero davvero importanti, e resta lì perché fra pochissimo parleremo anche di cessioni. Però intanto volevo farti un'altra domanda sulla SPAL. Ci sono quattro tesserati che prima è anche tesserato, di cui appunto è obbligatorio parlare, ovvero Sebastiano Esposito, lo scorso anno pupillo di Conte all'Inter, suo fratello Salvatore, protagonista nella scorsa stagione al Chievo Verona, che tra l'altro ha segnato anche contro di noi, Alberto Paloschi, già alla SPAL dal 2017, e infine Berisha, alla SPAL 2019, ed è anche portiere della nazionale albanese. Un breve focus su di loro e a chi in particolare la squadra di Chiuzzi dovrà stare attenta. Ci sente Attilio? Mi sa che forse non ci sente. Matte, intanto ti direi qualche altro messaggio. Vedevo che... Regia, intanto vi prego di risolvere questo problema. Ci senti? Riesci a sentirci? In questo momento? Sì, io vi sento molto a scatti. Ok. Vediamo intanto di aggiustare il segnale. Marta, leggici qualche commento, qualche... Allora, c'è Antonio Cannataro che scrive: su Eva il nostro acquisto. Concordo, perché ieri ha giocato un'ottima partita e ha mancato solamente il gol a Gianluigi su Eva. Poi c'è Ciccio Messina che dice: un anno, questo è un anno di playoff. Esatto, ce lo vediamo tutti quanti. Attilio, ci senti? Sì, adesso vi sento. Perfetto. Adesso vi sento un po' meglio. Sì. Sì, sì. Benissimo. Sì. Non so se hai sentito anche la domanda che ti ho fatto prima. Sì, sui pericoli della SPAL. In realtà di pericoli ce ne sono moltissimi. Premesso il centrocampo molto offensivo, Missiroli e Valoti, guardando e potendo giudicare in piccola parte nella sfida con il Monza, sia Missiroli che Valoti hanno il vizietto del gol, quindi io tenterei anche a non sottovalutare il centrocampo della spalla, anche sulle fasce con Schiattarella e l'attacco ovviamente con Brignola, che ha una gran voglia di rifarsi soprattutto in Serie B. Floccari, che è comunque una certezza, non ha certo bisogno di presentazioni, è una squadra, ripeto, che si presenta come realmente una delle favorite per la vittoria del campionato. Sebastiano Esposito, poi insomma, lo scorso anno l'abbiamo visto all'Inter, ha giocato anche la partita di ieri della SPAL in Coppa Italia contro il Bari, riuscirà dunque a mantenere il ritmo della Serie A come appunto anche in campionato di Serie B. È una grande occasione per Sebastiano Esposito, che lo dicevate benissimo voi, ritrova il fratello. Probabilmente ha scelto proprio una pretendente in Serie B, perché la Serie B storicamente ti dà la possibilità poi di lanciarti
e di fortificarti per poi proiettarti al calcio dei grandi con un certo approccio. Non sarà semplice, anche perché abbiamo parlato di Sergio Floccari. Sicuramente Sebastiano Esposito avrà l'opportunità in un campionato lungo e tortuoso come quello della Serie B di mettersi in mostra, ma per il momento parte dietro a Sergio Floccari. Bisognerà anche valutare se effettivamente il tecnico della SPAL confermerà il 3-4-3 visto con il Monza in campo, oppure se potrà optare per un 3-5-2 con due prima punte eventualmente con Floccari e Sebastiano Esposito. Una freccia importante, ha dimostrato tutto il suo immenso talento. Non sarà facile da subito adattarsi in Serie B anche per Sebastiano Esposito. Certo, le carte in regola e per come si presenta il talento di Sebastiano Esposito, la SPAL ha fatto un grande acquisto. Ebbene, allora noi intanto vi riepiloghiamo gli altri match che si giocheranno nella prossima giornata del campionato di Serie B. Che a partire dovrebbe arrivare anche la grafica, vediamo se la regia ci collabora. Eccoci qui, allora, prossima giornata: Ascoli Lecce, Chievo Verona Salernitana, Cittadella Brescia, Empoli Monza, Vicenza Pordenone, Pisa Cremonese, Regina Pescara, Venezia Frosinone, Entella Reggiana, ovviamente, oltre alla SPAL Cosenza, che insomma noi seguiremo in maniera particolare. Attilio, volevo chiederti appunto se c'è qualche altra partita oltre alla nostra, qualche altra partita interessante da seguire in questa seconda giornata di campionato. Ma gli scontri interessanti ce ne sono davvero tanti, ma ripeto, è una Serie B che dal mio punto di vista è cresciuta moltissimo di livello, sta cercando di avvicinarsi anno dopo anno al gap che comunque c'è, persiste inevitabilmente con la Serie A, ma i calciatori e le rose, se andiamo a spulciarle passo per passo, ci si accorge come ogni squadra realmente ha tante frecce nel proprio arco. Però nella seconda giornata certamente non può sfuggire un impegno interessante come Empoli e Monza. Il Monza, regina del mercato, 13 milioni di euro investiti, che affronterà una delle sorprese della prima giornata l'Empoli, e penso che non sia da sottovalutare nemmeno l'impegno anche e soprattutto del Frosinone alla prova del 9, se così dopo si può chiamare. Alessandro Onesta non è ancora in discussione, però qualora dovesse persistere nel non ottenere l'intera posta in palio, a quel punto anche Alessandro Onesta potrebbe traballare. La prima giornata non ha assolutamente convinto, per cui Venezia Frosinone può già diventare uno spartiacque interessante per decifrare il futuro della panchina di Alessandro Onesta. Benissimo, torniamo dunque a parlare del nostro Cosenza, parliamo di un giocatore in particolare, di Gianluca Litteri. Valentina, volevo dirti come giudichi il nuovo debutto di Litteri con la maglia del Cosenza, se ti ha deluso, se ti ha sorpreso, se può far meglio, dici tu. Guarda, io già ti ho detto prima, ho già anticipato prima quello che penso, e ovviamente mi senti, Fra? Ti sento. Ok. Ci siamo, vai. Ok, sentivo un po' a tratti. Ti ho già anticipato prima che comunque io ho apprezzato l'impegno, però sicuramente c'è tanto da fare ancora, c'è tanto veramente da fare. Quindi non so ancora ben definire. Secondo me alla prima giornata si può parlare di impegno, si può parlare di voglia, ma ancora tecnicamente è difficile dare dei giudizi, perché siamo troppo ancora all'inizio, quindi credo che bisogna aspettare già la terza, la quarta giornata per poter dare effettivamente un giudizio. Esatto, quello che ho detto anch'io sabato nella diretta post partita condotta da Eleonora, che saluto. Volevo chiedere dunque un pensiero su Litteri anche a Marta. Cediamo oppure lo teniamo a nostro rischio e pericolo? Poi, ma insomma, magari capiterà anche che farà bene. Però ripeti per favore la domanda, perché ti sento veramente malissimo. Sì, volevo chiederti se appunto cederesti Litteri o lo terresti. Assolutamente no. A chi lo cediamo? Chi te lo prende, perché, insomma, forse? No, dai, deve rimanere con noi. No, non lo cediamo a nessuno. Assolutamente no. Io sabato ho fatto questa scommessa, appunto ho scommesso su Litteri perché sono fiducioso in un suo ottimo campionato con la media dunque del Cosenza, anche perché ha giocato al Padova il resto della stagione in Serie C, quindi dovrebbe essersi fortificato e adesso potrebbe dunque essere pronto a riemergere. Comunque c'è da dire che nel suo piccolo, io perlomeno non l'ho criticato, ha giocato bene la partita contro l'Entella, e ovviamente Attilio, un giocatore da
rilanciare. Sì, va rilanciato, non è semplice anche per condizioni ambientali avverse a cui abbiamo assistito nella scorsa stagione. Io personalmente nei tre d'attacco lo terrei tranquillamente, anche perché ha dimostrato in carriera di poter starci tranquillamente in Serie B. È chiaro che se fai solamente affidamento su Litteri sei fuori strada. Il Cosenza non ha mai nascosto, qualora ci fosse la possibilità di una cessione di Litteri, se realmente ci sarà un acquirente nel corso dei prossimi lunghi giorni di calciomercato, manca poco, ma in realtà queste giornate sono sempre lunghissime, dove tutto può succedere anche in uscita, per cui se si presenterà una proposta conveniente per il Cosenza e per il calciatore, credo ci siano ancora i margini eventualmente per poter cedere Litteri. Dall'altra parte, personalmente, penso che con un ulteriore attaccante potrebbe anche starci Litteri. Io adesso non so che tipo di condizioni fisiche ha comunque lo stesso calciatore, che tipo di volontà ha dimostrato nel corso degli ultimi allenamenti, ma potenzialmente Litteri può starci tranquillamente nel trio d'attacco del Cosenza, anche perché in teoria dai per scontato l'arrivo di un attaccante importante che possa sostituire, ricordiamolo, non solo Rivière ma anche Asensio. Però credo dall'altra parte, da quanto ci risulta, anche che se ci sarà un'opportunità di cedere l'Italia, a quel punto il Cosenza potrebbe prendere due attaccanti, perché comunque in una stagione così lunga almeno tre attaccanti, tre centravanti, dal mio punto di vista, servono. Esattamente, io intanto vi do qualche altra piccola news in casa Cosenza riguardante il match che giocheremo sempre sabato contro la Spal. Vi ricordo, il difensore Schiavi e l'attaccante Iosi sono a forte rischio per la partita di sabato pomeriggio. I due calciatori infatti stanno svolgendo lavoro differenziato e così sarà anche domani. Infatti verranno presi in consegna da Domenico Lucchetta, che è appunto il preparatore atletico che si occupa del recupero di chi non è al meglio della condizione. E con un organico abbastanza striminzito, Occhiuzzi dovrà fare di necessità virtù anche contro la formazione di Marino. Attilio, chiedo sempre a te se ti senti appunto di schierare una probabile formazione del Cosenza, data appunto l'assenza di Iozzi e Schiavi. Chi potrà giocare, chi ha ma la meglio io non mi aspetto sinceramente grandi sì non mi aspetto sinceramente grandi cambi, anche perché in Coppa Italia si è visto un Cosenza 2.0 con tanti giovani, tra cui, come giustamente dicevano da casa, Sueva che scalpita, per cui io, se dovessi azzardare una formazione, non andrei molto lontano da quello che da quella che poi ha affrontato la Virtus Entella, per cui eventualmente un trio leggero se non si vuol rischiare da subito Litteri, anche perché lo abbiamo ascoltato dalla tua viva voce, non è certa la presenza di Gliozzi. Bruccini Sciaudone al centrocampo, sulle fasce penso che Corsi e Bittante offrano abbastanza garanzie. Io mi aspetto sinceramente la stessa squadra vista contro la Virtus Entella, magari un po' più accorta nel trio davanti, qualora però dovesse mancare Gliozzi, a quel punto mi aspetto Litteri in panchina, anche perché per il momento non c'è un altro centravanti. Marta, un po' di messaggi che ci arrivano su Facebook. Allora, c'è Marita Ciardullo che scrive: per quanto riguarda la cessione di Litteri, il Cosenza può cederlo solo se si presenta una vera occasione. Qualche altro attaccante in più è sempre buono averlo, visto che la stagione è molto lunga. Esatto, concordo con Marita, poi insomma io, come ho già detto, ho scommesso su Litteri. Io spero faccia una buona stagione con il Cosenza. Io ho letto questa iscrizione qui qualche giorno fa, che Occhiuzzi insomma non sarebbe rimasto soddisfatto dall'ultima prestazione di Litteri, e se dovesse appunto presentarsi l'opportunità il Cosenza dovrebbe cedere. Però comunque è una carta da giocare, io ci punterei davvero tanto. Altri commenti? Sì. C'è il signore Michele Mazzarelli che scrive: l'attaccante importante purtroppo per il Cosenza non l'ha voluto prendere, era disponibile Antonucci della Roma ma è andato ormai a Salerno. Purtroppo c'è anche il commento di Giovanni Baffa, ma non è una prima punta però. E beh, glielo comunichiamo. Esatto. Allora Attilio, prima sì, vai Marta, l'ultimo commento. Okay, vai, molto one shot. Bentrovati, che gioia rivederci con il Cosenza in B. Chi lo avrebbe mai detto quando ci sentivamo durante il lockdown?
Beh, le cose cambiano. Esatto. Adesso più o meno i casi si stanno un attimo rialzando. Prima, insomma, quando è ripreso il campionato, eravamo un pochettino più tranquilli, però insomma, adesso sta a noi gestirci durante questa emergenza affinché appunto aprano presto gli stadi. Non sto aspettando altro, onestamente. Attilio, un'ultima domanda, poi siamo in conclusione. Se ci fai dunque un riepilogo generale di ciò che è successo oggi nel calciomercato di Serie B. Sì, il mercato di Serie B in questa giornata si è mosso molto, in particolare soprattutto il Lecce che ha centrato l'arrivo di Stepinski ieri, un attaccante importante, centrerà non appena si libererà dal Trapani anche lo stesso Pettinari, per cui è un Lecce che si conferma molto ambizioso in vista della ripresa del campionato. Successivamente è una situazione molto delicata da seguire anche quella della Virtus Entella che continua a trattare Leonardo Morosini, che è una pedina che Boscaglia ritiene fondamentale all'interno del suo attacco. A Vicenza ha rinnovato Ceccaroni oggi fino al 2024, se non vado errato, è stato un giorno molto importante per il Cosenza, lo abbiamo raccontato, e il Monza che continua nuovamente a collezionare acquisti, dopo l'arrivo ufficiale di Kevin Prince Boateng è arrivato anche il giovane talento Marin. Ci si attende qualcosa dal Pescara anche soprattutto in attacco, in uscita Borrelli dal Pescara come Morselli e una B che comunque si muove e che offrirà molto nei prossimi giorni. Ebbene, allora noi siamo in conclusione. Io ringrazio Attilio Maina di averci fatto compagnia in questa primissima puntata di Lupi si nasce FM. Ho avuto dunque questo onore di aprire come ospite la nostra stagione. Ti ringraziamo e ti aspettiamo poi più in là per commentare ancora il nostro Cosenza. Grazie Attilio. Assolutamente, l'onore è tutto mio. Un saluto a voi, un saluto a chi ci ha seguito da casa. Ciao. Grazie anche a Marta Mazzarelli. Grazie a voi, grazie a te Francesco, ci ritroviamo giovedì prossimo Esattamente, e alle ore ringrazio 20:30. Valentina Mitidier. Yes. Grazie a voi e questa volta posso dirlo, ci vediamo giovedì visto che sarò di nuovo qui. Esatto, Marte, stavi Assolutamente. finendo tu, dillo anche tu ai nostri spettatori che devono riconnettersi giovedì, stessa ora, stesso posto. Assolutamente alle 20:30 con Lupi si nasce FM. Allora io vi ringrazio, un abbraccio grosso a tutti quanti coloro i quali ci hanno dunque ascoltato e visto da casa. Io vi ricordo sempre che giorno 5, ovvero lunedì, chiuderà il calciomercato. Lunedì sera, poi alle 21 ci sarà la puntata di Lupi si nasce, Standard Edition con Cinzia, PGC e tutta quanta la nostra bellissima ciurma. Quindi mi raccomando, non perdetevi neanche loro lunedì sera. E ovviamente vi ricordo l'appuntamento di sabato, SPAL Cosenza. C'è una squadra da portare in alto, che è appunto il nostro Cosenza, come ben sappiamo. E speriamo dunque di portare 3 punti contro una squadra, diciamo, molto, molto tosta. Forza Lupi sempre, e a giovedì prossimo. Buona serata da Francesco Lembo. E grazie a Martina Emilia per la regia. Ciao a tutti. Due colori e una città, abbiamo insieme da difendere. Senti quanto udula quel lupo lì da sempre. Lotta e sacrificio e sempre tanta dedizione. Il nostro ideale è quello del pallone. Due colori rosso-blu, questa è la mia vita. Il grido non si ferma mai neanche post-partita. Nulla da discutere, tutto da amare. E la curva sempre insieme a noi dovrà cantare. Lupi si nasce FM, ma non ogni giovedì. Con Ciccio Lembo e Valentì, per non scordarci di Marta. Lupi si nasce FM, ma non ogni giovedì. Con tante migliaia di ospiti, noi parleremo del Cosenza. Noi parleremo del Cosenza. La 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 la. Lupi si nasce FM, ma non ogni giovedì. Con Ciccio Lembo e Valentì, per non scordarci di Marta. Noi parleremo del Cosenza.